Ed eccoci qua, 13:32, buongiorno a tutti. Un saluto gente, siamo pronti per la puntata di oggi. Sì, allora, oggi, che, gi che giorno è oggi? Questo smart working, lavorare da casa, mi fa perdere il numero di... giovedì 19 marzo, ecco. Allora, sempre qua in diretta da casa Eris per The Coroners, cronache dall'Italia creativa. Questa serie di incontri che stiamo facendo, appunto in diretta sulla nostra pagina Facebook per poter così incontrare e farvi incontrare i eh, nostri autori, eh, appunto fare presentazioni, presentazioni di libri che nel mentre sono saltate. Ma usiamo appunto questo strumento per farle, incontrare altre realtà, altre realtà. interessanti, abbiamo chiacchierato ieri per dire con il Ratatà che è un Festival dal basso di quel di Macerata sì. e contemporaneamente anche chiacchierare con uh, librai, librerie, fumetterie, insomma, tutta quella rete che normalmente si chiama filiera. Eh, allora, vi ricordiamo che ci potete seguire appunto in diretta sulla pagina Facebook, eh, su, su Instagram, sempre Instagram Eris Edizioni e sul canale Telegram di Eris dove appunto vi terremo aggiornati con, con tutte le iniziative. Cosa andremo a fare oggi? Allora, prima di tutto andiamo a fare una bella chiacchierata con Francesca della libreria Mannaggia, mm -hmm. che è una libreria di Perugia che è la libreria che per oggi adottiamo. Sì. Ricordiamo brevemente cosa vuol dire questa iniziativa. Sì. Ogni giorno, da ieri fino al 26, noi adottiamo una libreria diversa. Questo cosa vuol dire? Oggi, per esempio, adottiamo la libreria Mannaggia, questo vuol dire che tutti gli acquisti che farete dal nostro sito oggi sarà come se li vendesse direttamente la libreria Mannaggia, ovvero la percentuale che spetta la libreria normalmente quando vende i nostri libri sarà garantita appunto anche comprando dal nostro sito e questo è molto importante perché queste librerie devono passare indenni questo momento perché poi possano riniziare in serenità a fare il loro lavoro ricordiamo che al di là delle campagne un po' romantiche no su io sto a casa molti non possono davvero fermarsi chiudere rilassarsi sul divano per questo tempo, queste settimane, perché rischiano di non riaprire più e quindi abbiamo voluto fare un'iniziativa appunto che mostrasse quanto è ampia la rete, ovviamente noi nel nostro piccolo con nove librerie, perché per ora i giorni sono nove, ma eh, per rinforzare quei legami che lungo l'anno ci permettono a tutti di vivere. Vi ricordiamo inoltre, nel mentre che Matilde chiama appunto Francesca della libreria Mannaggia, eh, la sentiremo telefonicamente, vi ricordiamo che Potete interagire con noi tramite la chat uh, di Facebook, appunto della, della diretta. Quindi, se avete domande, curiosità, da. Uh, sottoporre a noi oppure a chi stiamo Ciao, attimo, in, uh, attimo, intervistando, attimo, scriveteci pure e noi leggeremo tutti, tutti i commenti. Allora, con i nostri fantastici e potentissimi mezzi, siamo riusciti a metterci in contatto con Francesca. Ciao, Francesca, ci senti? Ciao, sì, sì, io vi sento. Voi mi sentite? Ti sentiamo, forte, forte e chiaro. chiaro. Benissimo, benissimo. Come state? Noi Perché? bene, bene, un po' alienati come credo tantissimi altri in tutta Italia che insomma ah, sì, sì. non lavorare fuori, lavorare da casa. Dopo un po' che alienazione, diciamo tutti la verità. Insomma. Sì, sì, su quello siamo tutti nella stessa barca, immagino. Per me, però, è stata una giornata scoppiettante. Sono stata addirittura alle poste a fare le spedizioni. Quindi ecco, diciamo che ho avuto la, il mio momento di, di emozione e di vitalità, diciamo. Com'è andare, ecco. andare in posta di, di questi giorni? Eh no, è particolare, diciamo che io, mh, sto stilando la classifica dei miei dipendenti preferiti o quelli che mi stanno più antipatici perché chiaramente anche loro giustamente stanno sclerando e quindi ci sono quelli che escono fuori con, con cose un po' particolari, con richieste un po' sui generis, ci sono quelli che ti trattano benissimo perché diciamo la verità, tutti, tutti quanti abbiamo i nervi un po' così a fior di pelle, cioè rischiamo di sbottare da un momento all'altro e allora ormai mi conoscono tutti, infatti sono quella che porta i piegolibri. <ride> Beh, una cosa una che so succedeva chiamato, spesso: ho so chiamato proprio Libra i postini. <ride> succedeva spesso anche a noi, insomma, i, i nostri uffici postali in questo periodo che non spediamo pieghi di libri, perché solitamente per le spedizioni noi usiamo invece il Corriere, eh, saranno sì. contenti di non vederci per un po'. che Arrivavamo anche noi con dei pacconi, ogni tanto non da poco. <ride> immagino, immagino, ragazzi. Allora, raccontaci un po' la storia della libreria Mannaggia, così raccontiamo un po' questa realtà che ci sta ascoltando e non la conosce. Eh, Mannaggia è nata poco più di tre anni fa, beh in realtà quattro perché comunque ci abbiamo lavorato anche prima da due menti matte come quella mia e quella del mio socio che è Carlo Sperduti, libraio nonché scrittore e, e niente, è una libreria che si dedica esclusivamente alle case editrici indipendenti eh, piccole, medie e anche quelle abbastanza grandi diciamo eh, con un occhio particolare per la narrativa eh, i libri illustrati per bambini anche se non ci piace la definizione perché in realtà i libri illustrati sono per tutti concordiamo più grande dei lettori e poi chiaramente c'è tutta una sezione dedicata ai fumetti e, fumetti, e tra, tra questi c'è ovviamente lo scaffale dedicato a Eris Edizioni e, e che adesso comunque si è allargato parecchio perché è arrivata anche la, insomma, la, la nuova collana e che speriamo in qualche modo di promuovere. <ride> <ride> e, e, insomma niente mannaggia è un pianetino perché mh, appunto lo chiamiamo il pianetino il nostro pianeta e... diciamo che stava, stava, stava iniziando ad ingranare come sappiamo i primi anni quando si avvia un'attività non è facile eh, per tutte le attività così poi per, per quanto riguarda il mondo editoriale sappiamo bene che la cosa è ancora più complicata e diciamo che ecco, eravamo entrati nel terzo anno e stavano andando un pochino meglio le cose, la clientela si allargava, e, um, comunque organizziamo anche tanti eventi, incontri con gli autori, con gli editori e poi soprattutto ci piace parlare con, con i clienti, ci piace chiacchierare perché secondo noi è bello conoscersi parlando di libri. È un bel modo per conoscerci. Quindi stavano andando meglio le cose e poi a un certo punto tac, mm. ecco, ecco quello che è successo. E, e quindi si può, fare, si può fare ben poco, nel senso, tutto quello che possiamo fare lo stiamo facendo come del resto lo stanno facendo tantissimi librai indipendenti in Italia. E quindi, appunto, eh, lavorare sulle spedizioni. Eh, ogni giorno siamo in chat o siamo su Gmail. A parlare con, con i lettori che, che ci ordinano dei libri, che ci chiedono dei consigli, soprattutto, e questo è bellissimo, però chiaramente non sappiamo se questo basterà. <ride> sì, tra l'altro, quando l'altro giorno ci siamo sentite no, per chiacchierare, io riflettevo proprio sul fatto che. Eh... Oggi che molte librerie come voi stanno lavorando quindi con una vendita che passa comunque dall'online da internet, non quindi dal contatto fisico diretto. In realtà la, la vera differenza tra i grandi store online e voi e chi fa il vostro lavoro è che comunque riuscite a mantenere questo rapporto strettissimo con i vostri lettori. Un rapporto umano. Sì, sì, no, assolutamente. Infatti ci sono mh, tantissimi clienti che in realtà è brutto chiamare clienti perché ormai sono diventati amici. Che ci hanno scritto, che comunque stanno, stanno ordinando libri, che innanzitutto ci chiedono come va, quindi si chiacchiera, ci sfoghiamo e poi si passa al, all'ordine del, del libro, di quello che volevano. Questo è bellissimo perché comunque si è creato proprio appunto un rapporto umano di stima, di affetto e, e questo è bello anche, cioè ci manca tantissimo essere infatti dentro la libreria perché. Perché, perché è bello perché è, è proprio la nostra vocazione ci piace stare là, là dentro parlare con le persone e, e appunto stringere rapporti attraverso la lettura perché è quello che fa anche per, sebbene sia un'attività un molto solitaria in realtà attraverso i libri noi Intrecciamo rela relazioni. Però eh, cioè, eh, la, cosa, la cosa bella, nonostante tutto, è che in questi giorni da casa stiamo riuscendo comunque a sentire tante persone. Perché con la scusa di, di, di parlare di un romanzo eh, si chiacchiera alla fine e le persone così passano anche il tempo perché comunque stando sempre in casa. Dobbiamo anche capire un attimino come gestire queste giornate senza impazzire. E allora, diciamo che il libraio da casa eh, è comunque un libraio. <ride> ecco. Sì, è, è come dire rispettate appieno la vocazione quando si dice no, i presidi culturali sul territorio, che a volte a forza di dirlo sembra poi una frase vuota, no? Un qualcosa, sai, la frase fatta che butti lì quando parli delle librerie. No, è un qualcosa di concreto fatto di questi rapporti qua, cioè fatti di tessuto sociale cittadino. Fatto. Assolutamente, assolutamente, ma infatti anche per quello adesso abbiamo creato una collaborazione con questo Corriere eh, che va in bici, un Corriere Bico che fa proprio le consegne su Perugia e sulle zone limitrofe e, e lui innanzitutto l'abbiamo conosciuto dentro mannaggia, cioè lui è venuto a farsi consigliare dei libri, abbiamo chiacchierato e da là si è creata un'amicizia, un una conoscenza fatta di, di stima, di lettura, di, 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 di battute. Poi, iniziato, poi quando lui ha avviato la sua attività ha iniziato anche a portarci pacchi e adesso abbiamo deciso di, di affidare almeno parte delle consegne a domicilio a lui perché comunque è una persona che innanzitutto ci vuole bene, ci stima e la cosa è ovviamente reciproca. E, e come dicevate voi giustamente eh, attraverso la bellissima iniziativa che state portando avanti, qua bisogna fare squadra perché alla fine cioè, eh, dobbiamo fare squadra tutti, quindi in questo caso noi oltre a fare squadra per esempio con voi che siete gli editori con cui collaboriamo da, da, da tre anni e passa adesso stiamo facendo squadra anche con, con Paolo di Bico Bici Corriere e questa è una cosa splendida perché solidarietà è, è la prima Parola, cioè bisogna aiutarsi. Bisogna volersi bene, darsi una mano, perfetto. Okay, adottate anche me a quest... <ride> 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 <Dopo> questo. <ride> no, devo dire che do dopo quello che hai detto, è difficile aggiungere qualcosa perché è stato veramente perfetto. Insomma, è la dimostrazione di quello che realmente è una vera libreria indipendente rispetto a un mondo massificato che pensa a vendere prodotti e non a diffondere cultura. you <sighs> Li... beh anche voi dite le cose giuste eh, direi <ride> ricordiamo che sulla nostra pagina facebook ma anche sul, sul sito c'è una pagina c'è un articolo apposito dove appunto stiamo raccogliendo eh, tutte le librerie che in giro per l'Italia in, in questi giorni si stanno adoperando con metodi alternativi appunto per recapitare i libri a chi, a chi li richiede esatto in questo elenco c'è anche mannaggia per cui se volete prendere dei libri nostri Sostenere, mannaggia, fatelo attraverso il nostro shop online. Se i libri nostri non li volete, ma volete comunque sostenere, mannaggia, andate sì. sull'elenco, trovate il sito di mannaggia, trovate, bisogna... lo trovate online in, su Facebook, sui social. A voi bisogna contattarvi via mail, giusto? Sì, via mail oppure sulla, appunto sulla chat di, di mannaggia, ecco, Sono okay. le, le posizia... stiamo praticamente vivendo là dentro. <ride> <ride> okay. Perfetto, noi ti ringraziamo tantissimo, Francesca un salutone, un abbraccione anche se siamo anche lontani. Noi, anche noi vi ringraziamo tantissimo, anche Carlo infatti prima ci siamo visti per le spedizioni, anche Carlo vi manda un abbraccio, grazie dell'aiuto perché veramente eh, in, questi, in questo momento è, è fondamentale. Siamo tutti sulla stessa barca. Esatto. Sì, esatto, esatto, grande. E allora buon lavoro e continuiamo così e speriamo bene ragazzi. Anche a voi. Ok, grazie, ciao. 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 Allora, eh, salutiamo appunto Francesca della libreria Mannaggia. Tutti voi che siete collegati andate appunto a vedere la, la, loro, pagina, la loro pagina Facebook. Sì, e io ci tengo a dire no, che questi momenti in cui siamo... In qualche modo un po' più impallati in casa, abbiamo magari dei tempi diversi, non è detto che ci avanzi più tempo, perché poi appunto chiacchierando con un sacco di gente che sta lavorando da casa, in realtà eh, non si capisce come e perché la mole di lavoro sembra si stia, cioè è la stessa, ma ci metti più tempo a farlo, no? nel senso che poi alla fine non è detto che lavorare da casa sia così bello e semplice per tutti. Però se vi avanza un pochino di tempo, quello che è il nostro consiglio è quello di non solo supportare le librerie eh, che abbiamo adottato, librerie e fumetterie, ci teniamo a sottolinearlo, che abbiamo adottato in questi nove giorni, eh, o tutte le altre no, a cui stiamo dando spazio, in modo che possiate trovare la libreria che fa spedizioni più adatta a voi, ma anche quello di curiosare, se non seguite nessuna libreria sui social, eh, quello che è il loro lavoro lungo tutto l'anno cioè si trovano tantissime iniziative, ci si rende conto quanto è ampio il vero lavoro di una libreria indipendente, che non è appunto solo vendere il singolo libro, ma la fittissima rete di, di rapporti che intreccia da anni in, sul territorio e in tutta Italia. Sono veramente. In, non so, è un, è un qualcosa di incredibile che non, non può essere neanche definito talmente tanto e grande. E adesso per continuare appunto sul, sul tema libri andremo a sentire Marta di Progetto Neutral. Inizia a introdurre il, il discorso e il libro che intanto io leggo quasi. Allora, eh, Sostanze Psicoattive a cura di Progetto Neutral è uno dei primi tre saggetti della collana Book Block che è uscito in libria. Uh, tutti e tre a tempo il 28 febbraio di quest'anno. Abbiamo scelto una data grandiosa, grandiosa. Due anni di lavoro per progettare tutto quanto. Abbiamo scelto la data adatta. Comunque, eh, la cosa positiva è che questi libri sono comunque in libreria, ci resteranno anche a lungo, quindi non vi preoccupate, li, li ritroverete alla fine di questa pandemia o comunque li potete trovare già adesso sia sul nostro shop online che eh, già nel catalogo di molte librerie. Questo è un saggettino, come gli altri tutti i book block, molto sottile. Eh, parliamo solo di 64 pagine, in cui eh, c'è cioè condensato veramente tantissimo. Adesso ne andremo a chiacchierare poi con Marta. Allora, proviamo questa chiamata Skype. Iniziamo a dirvi, visto che la rete è sempre quello che è, ripetiamo sempre le stesse cose, ma ogni volta ci possono essere appunto ascoltatori nuovi. Uh, visto che la rete è quella che è, proviamo appunto questa chiamata Skype, nel caso dovesse andare tutto completamente fuori sincrono e saltare uh, la rete, abbiamo un piano B. Uh, nel caso saltasse la diretta, voi aggiornate, perché noi continuiamo uh, a trasmettere. Nel caso appunto non funzionasse, terminiamo la chiamata Skype e chiameremo tramite telefono normale. Esatto. Comunque, noi andiamo avanti. Proviamo questa tecnologia, vediamo appunto se, se funziona. E, e se Marta ci, ci sente intanto la stiamo chiamando non so se sentite lo squillo di skype oppure no questo non, non sono ancora riuscito a capirlo forse no allora dovremmo avere eh, marta eh, in diretta ciao ciao ecco ti vediamo ti vediamo ok ti, vediamo. ti sentiamo tu ci senti visto che ti ci stai <ride> rispondendo <ride> Allora, Vai. adesso partiamo a far vedere il libro che nel mentre ho introdotto. Eccolo, eccolo qua. qua. Noi intanto stiamo facendo vedere nel, nella webcam la, la copertina del libro Sostanze più. La meravigliosa copertina del e libro. E Dobbiamo dire grazie a Gabriele Ubric, il nostro grafico ufficio stampa e fondatore con noi di, di Eris Edizioni, che appunto ha curato la parte grafica del, della collana Book Block. In questo caso abbiamo eh, il libro che si chiama Sostanze psicoattive, va de mecum per un uso consapevole appunto a cura di Progetto Neutravel. Allora io direi la cosa fondamentale da cui partire a chiacchierare con Marta è... Che cos'è il progetto Neutravel? Allora, il progetto Neutravel è un progetto che esiste in regione Piemonte, perché questo è il nostro confine geografico da ormai dieci anni, con qualche pausa in mezzo dovuta insomma alla situazione di precarietà eh, dei, dei progetti sociali, sociosanitari italiani. Ma esistiamo e resistiamo da dieci anni. Progetto no Neutravel si occupa fondamentalmente di fare riduzione del danno nei contesti del divertimento, ehm, contesti del divertimento sia legali che illegali, quindi club, discoteche, festival più piccoli ma anche grandi festival eh, come K Future Festival, Club to Club, insomma cose di eh, festival di un'entità abbastanza grossa. e tutta la parte di rave illegali. Eh, quello che facciamo lo facciamo attraverso aree che cambiano ovviamente in base al contesto in cui ci troviamo, quindi un'area informativa con un banchetto con materiali, eh, flyer, materiale di prevenzione, eh, materiale utile al consumo consapevole, eh, poi abbiamo il servizio di drug checking. Eh, Uh, questo appunto mh, non attivo a, in tutti gli interventi perché dipende molto dal, dal contesto in cui ci troviamo, dall'organizzatore dell'evento, ma te, stiamo cercando il più possibile di fare un'opera di convincimento eh, di quanto sia importante testare le sostanze e i frequentatori in realtà rispondono in maniera... Ottima, testando sempre di più, e questo non fa che aumentare, ovviamente, la consapevolezza di quello che uno consuma e del come lo, lo consuma. Um, poi abbiamo un'area, diciamo, um, preferisco, cioè prevalentemente ai festival e nel, uh, ai Rave, mm -hmm. e. Um, è un'area sanitaria con un protocollo con il 118 regionale che ci permette attraverso infermieri presenti in loco di fare eh, tutto quel lavoro di monitoraggio di una persona che magari in quel momento non si sente bene e invece di agire in maniera molto rapida in caso di, di crisi. E, mh, abbiamo un canale preferenziale di contatto con eh, il 118 e quindi nel caso in cui dovesse servire chiamare anche un'ambulanza. Questo è quello un contesto nei contesti e poi però insomma ehm, facciamo anche tutto un lavoro di ricerca, di elaborazione dei dati, eh, di eh, scrittura e questo serve. Di, del nostro lavoro, ma anche per diffondere quello che, è il, quello che emerge no? da un'analisi del fenomeno di uso di sostanze in particolar modo mezzo. Ma tra l'altro insomma ragione. è una decina d'anni quindi che eh, lo fate, secondo te in questi dieci anni c'è stata un'evoluzione? È cambiato qualcosa? Il vostro lavoro è più facile? Uh, All'inizio, quando avete iniziato, la gente era aperta oppure a un certo punto uh, c'è stata un'apertura nei vostri confronti? Mi, mi incuriosisce perché dieci anni in realtà sono un, un bel percorso, direi. Sono un bel percorso, io collaboro da però posso. Eh, posso comunque sicuramente rispondere a, alla tua domanda, alla tua curiosità: nel senso che eh, i consumi, sì, si evolvono sicuramente perché poi di fatto parliamo di mercato. Eh, le sostanze non sono altro che uno dei tanti elementi presenti sul mercato. Una delle tante merci presenti sul mercato, quindi sì, cambia sicuramente il consumo. Possono anche in alcuni casi cambiare, modificarsi le modalità con cui una stessa sostanza viene, viene utilizzata eh, rispetto alla nostra presenza nei contesti. Ehm, anche questo ha subito delle evoluzioni, sicuramente, nel senso che comunque essendo eh, noi un servizio che va nel contesto e non viceversa, no? come accade spesso quando uno pensa a un servizio sociosanitario e la persona e l'individuo che si reca al servizio, che si reca nella sede del progetto. Per noi è l'esatto opposto, cioè siamo noi ad andare fondamentalmente ad essere ospiti di... È stata... È stato un percorso, e, mh, anche in alcuni casi non senza ostacoli, no? Il eh, fiducia, eh, creare mh, interazione, creare eh, um, empowerment fondamentalmente tra noi e gli organizzatori delle serate, i proprietari dei locatori di, di Rave, e, mh, ed è un processo in costante e continua evoluzione. Con alcuni, con altri meno, eh, attualmente contesti in in cui eh, operiamo, ehm, insomma ormai siamo riconosciuti e abbiamo riconoscimento anche dalle persone che li frequentano e negli ultimi, negli ultimi anni questa cosa è eh, per noi diventata molto molto eh, palese e tangibile perché ci permette fondamentalmente da un contesto all'altro di, all di ritrovare magari le stesse persone con cui ormai si sono creati anche dei... Eh, dei rapporti no? e questo è molto bello perché eh, abbiamo la possibilità di eh, andare oltre a quello che è il mm -hmm. qui ed ora Volevo della chiederti, serata ehm, secondo te quanto è importante eh, ancora oggi fare informazione sulle, sulle sostanze insomma noi quando abbiamo pensato eh, di di chiedervi appunto di, di fare questo questo libro ci siamo chiesti oggi nel 2020 ha eh, ancora senso è importante eh, fare un libro appunto che spieghi cosa fanno le sostanze cosa provochino i, i mix appunto tra una sostanza e l'altra insomma c'è consapevolezza eh, tra chi viene al vostro banchetto sulle sostanze che appunto vogliono, vogliono prendere? Oppure c'è ancora un po', permettimi il termine, eh, un po' di ignoranza su, sulle sostanze che, che si prendono? A me piacerebbe tantissimo risponderti che se, insomma, che non ci dovrebbe essere bisogno di, di fare informazione, eh, informazione capillare, ma in realtà ce n'è un estremo bisogno in Italia. Nel senso che Vivianese da questo punto punto di vista che ha affrontato il tema sempre e solamente in ottica repressiva sì, sì. e questo volente o nolente ha creato disinformazione, perché se ne è sempre parlato in maniera ideologica ma anche fortemente moralistica. No? E un approccio di questo tipo sicuramente non aiuta alla diffusione di informazioni corrette, scientifiche sugli effetti e rischi delle sostanze. C'è ancora bisogno di fare un'informazione eh, rispetto alle persone che vengono ai nostri al nostro banchetto, comunque che noi, ehm, ci sono ovviamente, essendo la popolazione, una popolazione varia, sì. sia persone altamente consapevoli di quello che consumano. Mm -hmm e con un approccio eh, molto coscienzioso nell'utilizzo delle sostanze eh, ci sono anche tantissime persone che magari insomma si avvicinano con un po' più di leggerezza e, e che, però, insomma, sono bottone perché comunque eh, sono incuriositi, in vogliono sapere. Esatto, cercano in qualche modo di aumentare le loro, insomma, i loro strumenti a disposizione. Quello che quando abbiamo deciso, no, che avremmo voluto tantissimo avere una pubblicazione di questo tipo su questo argomento, eh, alcuni di noi ricordavano, per dire gli anni 90, anche se dicendo così un po' mi sento vecchia, quando in realtà c'erano, eh, era forse più facile passarsi informazioni, trovare opuscoletti rispetto a oggi che sembra che tutto si sia un po' eh, smaterializzato. Quindi chi sul territorio ha la fortuna di incontrare voi, sì, però forse eh, questo tipo di informazione un po' sotterranea sia un po' persa. Anche perché si trova tutto su internet. Esatto, sì, su internet sembra <ride> che ci sia tutto, però poi la domanda è: ma quanto poi può essere autorevole, no? Nel senso che si legge un po' tutto il contrario di tutto. Certo. Allora, rispetto a questo io sono abbastanza d'accordo con, eh, con voi, nel senso che sicuramente negli anni 90, ma credo rispetto alle sostanze, ma rispetto a tantissimi altri temi, no? c'era proprio più fermento eh, politico e dal basso, c'erano reti eh, insomma, che di consumatori, eccetera, che però adesso si stanno ricreando, eh, nel senso che... Dopo un voglio dire vuoto, però di, eh, di mancanza sicuramente da questo punto di vista. Adesso c'è una forte ripresa nella necessità di rivendicare i propri diritti, nella necessità di eh, insomma farsi sentire eh, come persone che, che usano sostanze e non per questo eh, di. Non per questo con un uso problematico ehm, e che comunque, indipendentemente dall'uso che, che uno fa è prima di tutto una persona. No? E questo spesso quando si parla di, di sostanze di persone che consumano, viene, viene dimenticato. Ehm, è vero che adesso molte informazioni passano dalla rete, però non necessariamente questo mm -hmm. è negativo, nel senso che ovviamente la società si è evoluta dagli anni 90 adesso, tantissime delle informazioni noi per primi le andiamo a cercare prima di tutto su internet e ci sono molti giovani molte persone anche insomma con, eh, mettendo a disposizione la loro professione e professionalità hanno aperto canali eh, telegram hanno aperto eh, quindi insomma è vero bisogna sapersi orientare però ci sono numeri Rosei, eh, piattaforme mh, su cui si, può, sì, si perché... possono reperire Scusa, informazioni una di queste no scusami dicevo che una di queste l'abbiamo anche consigliata al fondo del, del nostro libro eh, che è TripUp perché è un'applicazione a cui abbiamo collaborato con Meneo alla sua azione italiana ed è un'applicazione in cui si può... possono ad esempio trovare i risultati dei drag del il drug checking delle sostanze eh, fatti in tutta Europa. Addirittura i consumatori, se sono dotati di analisi, possono caricare le loro analisi sul, sull'applicazione. Ci sono informazioni rispetto a ogni specifica sostanza. E quindi insomma è uno str strumento secondo me molto utile. Scaricare l'applicazione e costantemente con noi possiamo avere eh, informazioni. Sì, perché infatti quello che voglio dire è che eh, è difficile trovare, diciamo, le fonti giuste. Esatto. Eh, da quale appunto prendere informazioni su, su, su internet. Ma veniamo quindi invece più nello specifico al libricino, no? Eh, perché appunto sono solo 64 pagine, ma densissime. Siete riusciti a infilarci dentro veramente tantissimo. Partiamo dalla tra molte virgolette, una, diciamo dall'indice, no? quindi le macro famiglie su cui vi siete volute concentrare. Però prima, scusaci un secondo, eh, appunto dai commenti che ci arrivano su, sulla, pagina, sulla pagina Facebook, intanto salutiamo tutti quelli che stanno commentando, Massimo, Elisa, Francesca, Teresa, appunto che ti, ti salutano e ti dicono eh, Super Marta, Uh, Rachele, che appunto è la uh, curatrice uh, di, di Book Block, uh, ci chiede un consiglio su un canale Telegram da, da seguire. Allora, c'è un canale Telegram da, se da seguire, sicuramente si chiama Chemical Research, sono dei ragazzi. Giovani preparatissimi che hanno creato delle schede ottime sulle categorie, sulle di sostanze, ragazzi con cui eh, spesso abbiamo collaborato, eh, che abbiamo invitato ad esempio anche a fare una formazione in ASL perché pensiamo che sia importante far eh, insomma, sempre più interagire il settore della sanità pubblica. Con quello che eh, mi viene da dire un po' la strada, la rete, la realtà, eh, che non sempre riescono a mente. Quindi sì, Chemical Resource è sicuramente un canale Telegram eh, da seguire interessante e preciso. E invece, appunto, no, torniamo ri all'indice: all um, appunto intanto ve lo faccio vedere qua dalla, dalla webcam. Queste sono tutte le sostanze di, di cui si parla in, in questo libro, che appunto dicevamo sono, sono moltissime. Sì, è un, siete riusciti appunto a fare un, un ottimo condensato, no? Credo che un testo veramente veramente esaustivo uh, sulle sostanze vi sarebbe diventato una sorta di enciclopedia treccani, ecco, non qualcosa di molto snello. <ride> <ride> e, e voi avete comunque appunto dovuto fare una selezione, prima di tutto su cosa vi siete orientate? Allora, premetto che voglio ringraziare Rachele perché è, stato, è stata veramente la sua presenza fondamentale. Perché è, insomma, la prima volta che ci misuravamo con un esercizio di questo tipo, e quando ci siamo accorte di quanta roba avremmo dovuto tagliare, perché avevamo scritto il doppio dei caratteri che, che erano nostra disperazione. Interna al, all'ufficio, ammettiamolo, eh, però quindi insomma non è stato facile per niente perché comunque eh, lavorando tutti i giorni no, con questa tematica. Le cose da dire ci sembrano sempre tantissime e ci sembra sempre di tralasciarne tantissime altre. Eh, abbiamo pensato per facilitarci e facilitare a Rachele e a voi il lavoro di orientarci rispetto a quelle che sono le sette categorie di... Di sostanze uh -huh. riconosciute a livello mondiale, cioè tutto il mondo uh -huh. mh, opera una distinzione delle, delle sostanze stupefacenti psicoattive in sette categorie e quindi quello è il, insomma quello che abbiamo deciso di utilizzare per, per orientarci. Per ogni categoria abbiamo deciso di affrontare quelle che sono le sostanze classiche tradizionali, ehm, citare almeno una nuova sostanza psicoattiva. Perché? Eh, pe spendo un secondo per spiegare questo, sì. mh, insomma, questo ragionamento e sc scelta che ci siamo fatte. Eh, da ormai un po' di anni a questa parte, in Italia meno, nel resto d'Europa è un fenomeno, in alcuni paesi europei particolarmente eh, presente, che è quello eh, della diffusione di NPS, New Psychoactive Substances. Eh, che cosa sono? Fondamentalmente, sono sostanze create in laboratorio, ma i laboratori, insomma, dobbiamo pensare al laboratorietto alla Breaking Bad, ma eh, sono veri e propri laboratori di case farmaceutiche, in India e in Cina soprattutto, ehm, che fondamentalmente cercano, trovano e eh, realizzano nuove molecole psicoattive. Um, queste molecole eh, comunque non si conoscono, nel senso che vengono immesse sul mercato eh, in quanto legali, e quindi finché poi non vengono analizzate, trovate e quindi tabellate, di fatto sono molecole legali e per questo possono circolare okay. abbastanza liberamente. Eh, il problema è che non necessariamente sono, il problema è che semplicemente non, non si conoscono. Quelli che sono eh, i danni o i rischi nel, nel consumo di quella sostanza e quindi anche di co conseguenza, si con se ad esempio rispetto al dosaggio, ad esempio rispetto alla modalità d'uso più corretta, quindi poi i rischi sono molto connessi più che al uh, principio attivo, al, uh, a quello che è il dosaggio o di una modalità di utilizzo che non è quella corretta di quel no, tipo di sostanza per cui ehm, visto che alcune noi le abbiamo trovate direttamente altre le hanno trovate insomma altri paesi analizzate e c'è stato uno scambio di informazioni c'è cioè un costante scambio di informazioni grazie a una rete europea che si chiama TEDI eh, fondamentalmente abbiamo deciso di inserire anche quelle che sono le nuove sostanze psicoattive che vengono acquistate sul deep web tra l'altro un'altra cosa che a me ha è molto piaciuta del modo in cui avete strutturato il libro ma mi ha fatto pensare è la la, la parte che avete inserito che io so che hai curato tu nello specifico sull'alcol cioè spesso quando si parla di sostanze se io dico non so dico guardo mia mamma intensamente negli occhi e gli dico sostanze lei io so che non pensa all'alcol okay? anzi mi dice va bene adesso a Barbera <ride> insomma e <ride> e mi ha molto affascinato, cioè, effettivamente, mi sono resa conto quanto il fatto che sia un qualcosa di eh, legale, facilmente comprabile, ma anzi, quasi incentivato, no? cioè quasi, eh, per passare una buona serata, eh, fa sì che il fatto che di, a tutti gli effetti è una sostanza psicoattiva, viene, diciamo, rimosso dalla coscienza collettiva. Tra l'altro è sotto la categoria depressori. Esatto. Esattamente. Allora, eh, abbiamo deciso di inserire l'alcol perché eh, l'alcol, in, insomma, è una sostanza che ha un utilizzo ampissimo, larghissimo, è la sostanza più utilizzata insieme alla cannabis, ma è... La sostanza legata, poi insomma, la nicotina, le sigarette, e essendo una sostanza psicoattiva legale è anche quella che, tra l'altro, crea più problemi, crea più decessi. Eh, rispetto a tante altre sostanze illegali. E per questo ci è sembrato fondamentale mh, inserirla nell'arne. Eh, non perché vada demonizzata, perché pensiamo che nessuna sostanza vada demonizzata. Yes. Eh, avere un approccio che sia un approccio, permettetemi, scientifico, nel senso di conoscere che cos'è, quali sono gli effetti che ha eh, su di noi, quali sono i risultati Rischi anche che porta perché in Italia soprattutto c'è eh, insomma un gap no, tra quelli che sono i rischi reali e i rischi invece percepiti dalle persone rispetto al consumo di alcol. Eh, e quindi pensavamo fosse, fosse fondamentale parlarne. È inserita nel, in quella categoria perché, perché l'alcol in realtà ehm, va ad agire sul sistema nervoso eh, in maniera. Eh, da, è un'app solo in una prima fase, poi dopo in realtà quello che fa è eh, andare ad agire come sedativo. Rispetto al, al sistema nervoso e, e questa è una cosa che, insomma, che io per prima insomma, ho, ho scoperto studiando, eh, leggendo e andandomi ad di là col pensiamo a quella sostanza che ci rende euforici, che ci in maniera più semplice, che ci disinibisce, eh, eccetera, 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 ma i rischi connessi sono, sono elevati. Intanto io volevo anche ricordare le altre ragazze che hanno contribuito alla scrittura del libro, ovvero Irene Damiano, Elisa Fornero e Diletta Polleri. Infatti Diletta ci scrive anche su Facebook e dice l'alcol non è la sola sostanza legale presente nel libro. È vero, adesso io non... Tranquilla. Maledetta Diletta. No, in realtà eh, credo che mh, appunto la... per noi, come editori, diciamo eh, appunto, non è tanto il fatto che sia la sostanza legale, perché in realtà, come dicevi anche tu prima, altre sostanze sono, sono legali, no? Non sì, è quello che. ma penso credo si riferisca sia... ai farmaci. Esatto, esatto. Esatto, tutta la parte su, insomma, farmaci, certo. benzoidato, esatto. quella, insomma, dovesse essere sicuramente presente. Ma credo che invece per noi, insomma, quello che è interessante è che nell'immaginario collettivo, eh, anche, non so, per la generazione di mio nonno, come dire, un bicchiere di vino fa buon sangue, come queste… Eh, che esatto, queste assolute, capata, è eh, come dire, leggende suburbane senza nessuna base scientifica, e quindi in nessun modo viene visto come quello che realmente è, no? Cioè, nell'immaginario quella, quella cosa non c'è, no? E, e credo che sia invece interessante che sia l'altra faccia di uno dei motivi per cui noi ci abbiamo tenuto così tanto a fare questo libro, cioè nella mancanza di informazione anche i nostri immaginari vengono poi colonizzati da quello che è il mercato, da quello che è lo Stato, da quello che è il rapporto appunto proibitivo e demonizzatore rispetto a certe sostanze e che invece spinge al consumo a volte anche di altre al di là di quello che realmente sono. Per esempio Lorenzo in un messaggio ci dice sperabile anche che aumentino. Tra parentesi, le sostanze legali, legali assolutamente, anche perché insomma ehm, l'alcol. Basta pensare esatto. anche, insomma, alle pubblicità che esistono, pubblicità in tv in giro, cartelli pubblicitari che pubblicizzano l'utilizzo di alcol. Spesso anche tra l'altro associate a un utilizzo del corpo della Beh, donna. Se, io direi pesantemente se sì, eh, <ride> no. <ride> pesantemente sessista mentre si demonizzano altre sostanze che è provato non abbiano tra l'altro lo stesso livello di, di rischi connessi eh, lo stesso numero di decessi connessi e eh, questo insomma che ci piaccia o meno si chiama capitalismo è legato sicuramente all'interesse di, di pochi nei confronti di molti eh, volevo anche uh... Rigirarti il saluto di Evelyn che dice: Super Marta e Super Neutravel, saluti dall'Alto Adige. <ride> Siamo <ride> internazionali <ride> oggi. Per esempio, Elio ci dice: Oppioidi di sintesi, sostanze perfettamente legali ma letali dal punto di vista delle DML. Verissimo. E tra l'altro, rispetto a recentemente. Recentemente in realtà sono state oggetto eh, di attenzione da parte di numerosissimi servizi di riduzione del danno so so sociosanitari e sanitari eh, italiani, ma non solo, perché c'è stata un'ampia un un diffusione che ha causato non pochi problemi. A numerosissime persone, e quindi sì, tutta la partita degli oppioidi sintetici, dei fentanili, è sicuramente da tenere sott'occhio. Non sono la categoria di sostanze ricreative, ludico-ricreative, ecco, eh, per cui eh, sono in maniera così diffusa e ampia. Uh, ah, il commento di Elisa che dice: eh, Legale non vuol dire sicuro, ciò che è legale in questo momento su una scala di pericolosità tra parentesi, Lancia 2009 è tra i primi posti. Esattamente. Allora, ehm, tanto verso... Andiamo, andiamo verso sì? la, la chiusura, eh, diciamo le sette categorie di cui sì? abbiamo parlato prima. Che non le abbiamo specificate, il libro è diviso in psichele psichedelici, empatogeni, dissociativi, cannabinoidi, depressori, stimolanti e oppioidi. Rifaccio di nuovo a vedere alla webcam l'indice del, del libro con appunto tutta la. Tutte, tutto l'elenco di tutte le sostanze. Ecco. E... Quello che volevo sì. chiederti è. Eh... Voi vi occupate appunto, insomma, come si diceva all'inizio: non so per chi si è collegato magari dopo. Eh, vi occupate, diciamo, di eh, uscire sul territorio. In questo periodo dice: Sì, è tutto chiuso. È complicato. Quindi in realtà, <ride> allora, come state affrontando questo periodo? Eh, se c'è qualcosa che ci puoi dire anche su cosa vuol dire in realtà certo. questo periodo per certe persone allora eh, noi questo periodo l'abbiamo affrontato concentrandoci su tutto quel lavoro che spesso giustamente insomma normale svolgimento della nostra vita che in questo momento è stata stravolta e risucchiato dagli interventi sul campo. Quindi ne stiamo approfittando per sistemare dati, per, come dicevo prima, fare relazioni, lasciare traccia di quello che fazioni, rete, con altri progetti, altre, eh, altre realtà in ed europee. Um, per quanto riguarda, i, con uno sguardo che va molto no, nella direzione del provare ad essere comunque un aiuto. Con un appoggio a persone che in questo momento eh, sono giustamente spero siano a casa eh, ehm, e che consumano sostanze che comunque usano sostanze eh, il primo consiglio insomma che viene da, da dare a persone che usano sostanze normalmente che sono quelle che noi intercettiamo nei contesti del divertimento quindi in maniera ludico ricreativa è che non può che far bene ogni tanto una pausa dall'uso di sostanze, nel senso che il nostro corpo, la nostra mente deve avere dei tempi di ripresa, che sono tempi di ripresa che consigliamo anche nel libro tra un utilizzo e l'altro, perché è importante prima di tutto volersi bene conoscersi, no? Eh, conoscere come funziona il nostro corpo. E questi sono rischi possibili nel momento in cui si decide di usare una sostanza piuttosto che un'altra. Quindi un periodo di Detox non fa male a nessuno. Dopodiché, se comunque si decide di usare e non si è, se si è da soli, insomma, il, il fatto di essere soli complica sempre un po' la faccenda, no? E quindi, il consiglio, prima di tutto, che mi viene da dare se una persona è da sola è di abbassare quelle che sono le dosi che normalmente utilizzerebbe. Eh, nel momento in cui si è in, in compagnia, sicuramente in questo momento non bisogna scambiarsi nessun tipo di, di materiale. Quindi a partire dal, dalla sigla pip pippotto, insomma, ognuno, ognuno il suo. Quello è già una buona pratica in questo momento ancora di più. E soprattutto, insomma, attenzione ai rischi da correre nel procurarsele le sostanze. Bisogna, insomma fare molta attenzione in questo momento per evitare di insomma fare lo dico in maniera molto sì. chiara evitiamo di fare salute pubblica e collettiva ehm, e, e quindi e, e anche alla, no, ai nostri possibili rischi penali a cui si andrebbe incontro. direi che sei stata perfetta allora eh... Come stiamo chiedendo a tutti in sì. questi, questi, alla fine di queste dirette, ti chiediamo di consigliare a chi ci sta seguendo qualcosa da leggere, qualcosa da vedere, qualcosa da ascoltare. Non per forza legato al tuo lavoro e al libro. Quello che ti garba, insomma, per passare queste giornate. <ride> ok, allora. Um, se dovessi. <ride> Con, uh, i miei gusti personali probabilmente sarei complesso perché vabbè, a livello musicale adoro il grindcore che è un genere però ah, non, sì. molto, <ride> i, non proprio easy <ride> <fisi> listening <ride> e che non aiuta a gestire l'ansia sì. del, del momento magari non a tutti sicuramente uh, quindi mi sento di consigliare eh, perché me li ha fatti scoprire una cara amica che si chiama Valentina eh, in Axatras che sono un gruppo che fanno mh, rock psichedelico e sono veramente, veramente... E da leggere mm -mm. da leggere mi viene da fare una, una, una pubblicità un libro tra l'altro di Eris Edizioni <ride> e mi sento di farlo, tra l'altro, ce l'ho qua dietro perché l'ho trovato veramente fichissima. E tra l'altro, anche una forma di interattività interessante ed è, è, niente. Quindi il fatto che nella vita comunque sia c'è una rete di relazioni, fatti e le cose in qualche modo sono collegati. Mm -hmm. è, quello che è successo in Cina non è rimasto in Cina, chiaro quindi sì, questo libro direi che Challenger a me è piaciuto molto e lo consiglio grazie, ti ringraziamo anche perché è nostro <ride> non me l'aspettavo e qualcosa da vedere? Mm. qualcosa da vedere ah, bella domanda, allora intanto mm... faccio vedere i consigli che avete dato nel, nel libro li faccio vedere alla, sì. alla webcam ecco qua allora beh se nessuno l'ha mai, mai visto è il momento per vedere paura e delirio Las Vegas <ride> <ride> se no anche coffee e cigarette yes. eh, non lo so io andrei un po su quei classiconi ma che secondo me una volta nella vita vanno Vanno sicuramente visti. Può eh, essere un ecco. buon periodo per fare dei recuperi. Io esatto. mi, mi guardavo in queste serie un po' la lista Netflix eh, eh, ed è come se in questo periodo venisse un po' l'ansia di qualcosa di nuovo, qualcosa, no? essere sempre sul pezzo, e poi effettivamente uno dice: Ma perché? Non approfittarne per recuperare quelle cose belle che ci siamo persi e che magari non si è avuto tempo negli anni passati di vedere esatto. può essere un, un buon modo anche mentale no? per rallentare e recuperare quello che ci si è un po' persi. E in chiusura, ringraziamo ancora Elisa sì. che ha commentato: bellissima e bravissima Marta, cuore. Poi Elio davvero molto interessante. Grazie Nutrivel in Project, e grazie Marta. Oddio, io rimarrei qua ore e ore a chiacchierare di queste cose perché è interessantissimo. Certo, Hai una fantastica pausa dal delirio di chiamate lavorative, non. Alternate a momenti di noia <ride> colori. Ah, noi speriamo appunto di rivederci fisicamente il prima possibile, e poter portare in giro appunto questo, questo, bellissimo, questo bellissimo libro. Eh, ti ringraziamo per essere stata nostra ospite. Grazie a voi. Eh, ci rivediamo prestissimo, prestissimo e sicuramente più. <ride> Perché almeno non so voi, ma io sto mangiando Anche, tipo, una no, io sono già Cicciona di più non posso. Sono Gli... perfetta per quanto io mangi, sono sempre Cicciona uguale. Gli zuccheri per concludere possono essere considerate sostanze psicoattive? Sì, quindi, se siete chiusi in un appartamento piccolo, non mangiate ne troppi. Esatto. Grazie, a presto, grazie a voi, ragazzi. Ciao. Un ciao. abbraccione. Ciao ciao. Ciao ciao. Perfetto. Perfetto, allora, è stata una gran bella chiacchierata. Speriamo che, eh, insomma, mo molte siano le persone che si recuperino in realtà questo libricino, il lavoro incredibile che ha fatto progetto Neutravel. Tra l'altro, io non, va bene prestarselo, insomma, passatevelo di mano. Va bene tutto. No? Però pensiamo veramente che siano delle tematiche straimportanti e che in realtà, poi, alla fine, quando è nata la collana Book Block e Rachele ha grandiosamente accettato di seguirla e curarla, eh, devo dire che siamo partiti prima di tutto. In quella che era la wish list degli argomenti che volevamo trattare, esatto, proprio dalle nostre esigenze personali, no? da quello che in questi anni avremmo voluto e che invece non c'era, no? eh, quella cosa che dici: ah, però l'avessi avuta, l'avrei letto, l'avrei prestato, l'avrei regalato, l'avrei consigliato. Cosa? E devo dire che questo libro, Sostanze psicoattive, era assolutamente uno dei primi della lista. Vi ricordiamo. Uh, ancora una volta che lo potete recuperare uh, oggi, per esempio dal, dal nostro sito internet, e se lo comprate dal nostro sito andrete a sostenere la libreria adottata oggi che è la libreria Mannaggia. Quindi comprandolo dal nostro sito sarà come se uh, lo compraste dalla libreria Mannaggia di Perugia. Uh, stiamo andando verso la chiusura, ma uh, abbiamo una nuova rubrica uh, che inauguriamo oggi. Uh, per, per la conclusione delle dirette effettivamente noi eh, voi vedete eh, solo noi due eh, di Eris in verità in, in Eris eh, fondatori siamo tre persone ma non abitiamo nella stessa Aspetta casa quindi eh, uh, sì. per andare a concludere la, la diretta di oggi apriamo questa nuova rubrica che è Ubric al citofono, eccolo qua. Ubric, buongiorno, ci senti? Ciao, sì, aprite. Apri eh, no, no, no. Perché no. salgo? Hashtag stai, Hashtag a, stai a, casa. a casa tua. Allora, no, sono stati fatti, mentre sei al citofono, i complimenti per le grafiche che hai realizzato. E quindi io fossi in te invece di stare... L'aggancio, l'aggancio. Invece di stare in strada a cazzeggiare o sotto il nostro citofono, ti conviene andare a casa e farne altre. Ma io vorrei salire su un attimo. Soprattutto, prima di, di aprirti, eh, dici come, come hai lavorato alla grafica di, di questa collana? Da dove ti è venuta l'idea? Insomma, un po' il processo creativo che ti ha spinto a, a questa grafica qua. E io aggiungo, se rispondi bene, che fai su abbastanza like, ti facciamo salire. Se invece non fai su abbastanza like, resti Arrimali sotto. Bravo, ah, vabbè. È, è, è proprio una prova. So. È una prova ah, eh. sì, non è che possiamo far salire tutti. Qua. <ride> allora, come ho lavorato alle grafiche? Niente, praticamente da questo, è, dalla scorsa estate, ormai la nozione del tempo. Eh, eh, com è com'è, eh, ho iniziato a fare quei, quei disegni strani che si vedono nelle copertine così senza, senza un particolare motivo, eh, più per, per diciamo per sfogo personale che peraltro ehm, quando poi è stato il momento di pensare alla grafica per del, la nuova collana che è una collana di saggio appunto mi sono detto ho fatto una ricerca ovviamente generale su, su cosa c'è in commercio su cosa fanno gli, i, i colleghi, ho visto che molto gli orientamenti erano molto eh, su, su delle copertine molto citate su, sul testo, quindi sulla presenza di solo testo oppure su Mm. pattern vari, geometrici eccetera eccetera quindi siccome noi vogliamo sempre fare quelli diversi, i border abbiamo <ride> ovviamente deciso di eh, seguire un'altra direzione, un'altra linea e quindi ho, ho pensato di, di unire testo immagine in questo modo particolare che, um, è del tutto astratto è um, a parte forse una certa ri ricercatezza nei colori che possono essere legati al tema ma forse anche questa è una cosa un po' soggettiva per il resto non... le copertine non sono legate al, al, al tema di cui, di cui trattano quindi eh, è un contrasto, un distacco che, è, che, che mi sembra dove funzionasse, quindi un po' l'idea è questa qua Intanto, dai commenti tubi ci dice di non aprire questa porta, quindi non so se eh, ti farebbe male. Ma se vuoi, ti facciamo entrare, magari sulle scale. <ride> Però dobbiamo dire, perché secondo me non tutti gli ascoltatori sanno cosa si rifinisce questo sketch, questa cosa di io che ci tocco. No? Ma come no? È in realtà no, è vero, è que vero. Quello sfondo lo riconoscerebbe. È vero, più. e invece no, invece no, spieghiamolo, facciamo un momento... A Marco A Marcord ma anche Wikipedia, perché la divulgazione è sempre un nobile scopo. Ma non credo che i nostri follower siano nati dopo il 1993. 3, 5? Beh, non è detto, non è detto. Non è vorrei, sì, che... Sì. Non è sì. vorrei che logo. vorrei che dicesse eh, con la loro. Vorrei che dicesse con la loro. Lanciamo un sondaggio. Lo riconoscete questo sfondo? Sapete chi è, cos'è, hey, a cosa si riferisce? Sì, no, forse. Se l'Easter Egg come si dice. No, oh. <ride> è, è, è stato un momento fondamentale della nostra società in cui, per una trasmissione media decente, abbiamo barattato tutta la nostra intelligenza a media sette film a Silvio eh, non lo so, non lo so potremmo rilanciare la cosa vediamo in quanti in questi giorni riconosceranno questo tipo questo sfondo i commenti okay, arrivano in ritardo non però vediamo, non diciamo so. nulla no io direi di lasciare io lasciarlo non dico niente suspe... vediamo, ah, vediamo nelle prossime puntate andremo magari a sviscerare a svelare Va bene. E... e sì No, io ho finito di rispondere, quindi tocca a voi. No, ah, quello che possiamo dire a chi ci ascolta, cioè chi ci guarda e ci segue: ah, qualcuno ha risposto? Mi chiamo, Mi chiamo Gigi. Gigi. <ride> e già è già un buon: è uno dei vari. È persone. uno dei, de, della setta, è uno della setta. <ride> Allora no, volevo dire che appunto noi come Eris Edizioni siamo tre soci, sì. siamo abituati ormai da un po' di anni a stare tutto il giorno insieme in redazione. Fortunatamente non abitiamo anche tutti e tre insieme perché sennò probabilmente ci saremmo già uccisi da anni e se i sedisioni non esisterebbe più e non saremmo qui esatto. Ma eh, in realtà appunto Ubrich non vive ovviamente, non vive con noi, e quindi in questi giorni ci stiamo un po' adattando a quello che dovrebbe essere: allo smart working esatto. Che se io posso dire a me non piace un granché e credo che una delle cose più brutte eh, che in realtà poi lungo l'anno uno non ci pensa non ci fa a caso, no? nel senso sei lì, chiacchi, riparli, fai, eh, è in questo momento che ti rendi conto quanto un lavoro come il nostro, che è fatto in squadra, è fatto di empatia, di contatto umano, in realtà sia difficile farlo poi così a caso. È fatto anche di comunicazioni istantanee, tipo, ehi guarda un attimo questo, ah ma quello eh, ah guarda è arrivato questo messaggio, è eh. tutto molto sì. veloce. E, e non sapevamo ancora cosa volesse dire lavorare al citofono invece. Beh, questo è nu il nuovo tipo, il nuovo... Potremmo lanciare un nuovo, un nuovo flash mob? Tutti al citofono Oddio. di qualcun altro. Alle 18, tutti al citofono, a suonare a caso. Beh, ho visto che già alle 18, domenica alle 18, qualcuno ha organizzato i bestemmioni dal balcone. Io adesso non voglio dire nulla, ma so che è un'iniziativa presente. Alla fine siamo The Coroners, cronache dall'Italia Creativa. Noi siamo creativi e lavoriamo da dal citofono. Ma questa cosa della del flash mob delle bestemmie mi sembra che già praticando un po adesso dai la eh. macchia di leopardo sì, sì, sì vediamo se si rafforza bene attenderemo domenica per scoprirlo ok siamo attenti a... allora vabbè io adesso sono nel... in questo garage quindi tecnicamente non sono alla testa okay. no. no non sono passi non so se c'è qualche anziano che passa e poi mi vuole denunciare stai molto attento ma basta che tu ti chiudi in macchina ah ok eh, a sì se sei da solo va bene no. Se, sei, Se sei in due no... che tutti questi anziani che ti dicono che vanno in giro, cioè, cioè leggi social si, si, si trova questa cosa che, ci, che, che in giro è solo pieno di anziani. Mm -hmm. Ma non è che sono forse degli, semplicemente dei, degli anziani poliziotti? Attenzione! Attenzione sono in borghese, dici? Sono mascherati? Sì, sì. Complotto. 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 Allora, su questo complotto noi lo rigiriamo appunto a chi ci segue, chi ci ascolta. Domani ne scopriremo di più, se ne scoprite di più ditecelo voi. Già, io avevo paura della setta dei possessori di cane. Chissà cosa succederà in futuro. Adesso aggiungiamo occhio al vecchio. Occhio. Occhio vecchio. Allora, noi salutiamo tutti insieme insieme a Ubri che ci sta seguendo. Vi ricordiamo che domani saremo sempre qua in diretta. Uh, domani ospite Serena Guidobaldi autrice del uh, romanzo L'Appetito in uscita questa primavera per Edis Edizioni e uh, saremo poi in diretta subito dopo con Francesca Bianchi che è la curatrice del romanzo nonché appunto co-curatrice della collana di narrativa di Edis insieme a me quindi si andrà a chiacchierare un po' con loro del libro e direi che per molti aspetti anche quello è abbastanza attuale uh, quindi per il, pro il programma dei prossimi giorni è questo. Seguiteci, andate a guardare appunto sul nostro sito e sui nostri social l'elenco delle librerie che stanno continuando a fare spedizioni. Quindi, come dire, sono fisicamente chiuse ma continuano yes. a lavorare. Ricordatevi l'iniziativa. Adotta una libreria, la libreria di oggi è eh, mannaggia. Per cui tutti gli acquisti che verranno fatti dal nostro shop online sarà come se li facesse direttamente in negozio. Mannaggia, per cui la normale percentuale che mm -hmm. loro guadagnano da ogni vendita verrà a loro garantita. E, che dire, qualcuno dice di farti entrare, ma comunque non ci fidiamo. Addio. Grazie. Ciao! Ma io volevo aggiungere una cosa, cioè l'avete chiesto a tutti e almeno me avete chiesto i consigli, me li avevo preparati. Ah! Di cioè, me adesso ve ne dico soltanto uno. <ride> Dai, prova, prova, vediamo. Uno, uno al giorno. Uno al tu giorno. Sarai ospite anche Uno al giorno. giorno. Voglio consigliare una cosa da vedere. Sì. Non vi dirò molto, vi dirò solo il titolo. Per recuperarlo. Grazie consigli. Vai, dillo, Vabbè, vai. <ride> allora. E poi domani mi dite, ve lo andate a vedere stanotte e poi domani mi dite cosa ne pensate. Va bene. Allora, il titolo è Sogni d'amore ed è una telenovela piemontese. Ah, ah in trovate tutte le puntate. Ok, no, chiaramente, la... tanti possono non conoscerla. Vabbè, Approfondiamo vabbè, vabbè, vabbè. il nostro patrimonio culturale vabbè, vabbè, vabbè. regionale. Anziché guardare, anzi guardare Twin Peaks e Lostica che poi ti pigliano male, vi vedete tutta la, tut tutta la serie intera di quello e poi, mi, poi ci dite cosa e, e il coronavirus vi no. sembrerà un grande amico sì. esatto. sogni d'amore telenovela piemontese, piemontese che si trova su, su youtube sì. bene con questa divulgazione anche del migliore trash che ha regalato l'italia ai suoi abitanti sono picchi di, di alto cinema ci vediamo e ci sentiamo domani io Va voglio bene, un caffè ciao. vi abbandono ciao ciao, care. ciao 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 allora un saluto a tutti noi salutiamo tutti quelli che sono rimasti in diretta fino adesso, che hanno commentato la, la diretta di oggi. Eh, ringraziamo Francesca della libreria Mannaggia, Marta Progetto New Travel. Appunto per questa bellissima presentazione di sostanze psicoattive, noi ci risentiamo domani per la consueta diretta giornaliera. Adesso dobbiamo capire se eh, sabato e domenica faremo una piccola diretta appunto con la libreria che adotteremo. Ma ci stiamo, ci stiamo pensando domani, lo sapere. a presto. Ciao Quindi, a tutti e a tutti, tutti e ciao a tutti e a tutti.